l'accordo presentato oggi va nel senso di dare ancora una mano alle imprese che magari ancora faticano a uscire dai momenti di difficoltà? Assolutamente sì, Banca del Valdarno insieme ai consorzi Fidi propone proprio questo, cioè la possibilità di avere condizioni migliori, agevolative, in collaborazione con i consorzi Fidi, con le associazioni di categoria, perché questo possa consentirci di essere più vicini al territorio, più vicini anche alle imprese, anche le imprese che hanno in questo momento maggior bisogno e maggiore bisogno di sostegno. Si svilupperà in maniera molto semplice, perché praticamente verranno utilizzate, non si modificheranno, diciamo, le procedure che già funzionano da molti anni nel rapporto fra la banca e i consorzi, e soprattutto, perché l'accordo è per le imprese, evidentemente le imprese che i consorzi assistono. La novità vera, importante, è che la banca, con la collaborazione dei consorzi, ha realizzato un miglioramento molto sensibile di quelli che sono i costi dei finanziamenti. In buona sostanza la banca ha ridotto sensibilmente, appunto, i tassi di interesse a cui vengono regolati questi finanziamenti. I consorzi da parte loro hanno anch'essi applicato delle riduzioni di costo per quanto riguarda le commissioni di garanzia o le spese di istruttoria.